Buongiorno, gnocche da panico. Quando siamo così gnocche è giusto sfruttare i video. Ci sono delle mattine che ti senti un cazzo di rospo e delle mattine che sei una gnocca. Allora, spero che sto cazzarola di coso funzioni, ma secondo me non funziona. Dunque, di cazzate devo dire, l'ho già detta nell'altro video. Quindi cominciamo a 23 minuti, anzi, tra 23 secondi. Allora, top e flop. Sto mese sono strafelice perché ho un sacco di prodotti flop da dirvi e un sacco di prodotti top. Devo dire che sono molto happy, mi piace un sacco consumare tutta sta roba, ma mi piace consumarla perché proprio poi c'è una logica, cioè nel senso la finisci, sti capelli boh, un po' sono rimasti carini, un po' vabbè. Allora cominciamo con i flop, che sono meno, fortunatamente. Uno, due. Allora, uno di questi flop, secondo me, sono abbastanza basita perché avevo pa sentito parlare di lui da una persona di cui mi fido. Però probabilmente la sua pelle gli fa, la mia no, perché non credo sia una persona che dice le cose tanto per dire. Allora, il primo bocciatissimo è questo qua. Allora, questo è Clinique Anti-Blemishing Solution. Allora, io questo l'ho preso, anti-spot, insomma, no? Pensavo era un detergente per i punti neri e per i bollicini. Quindi l'ho praticamente steccato quasi tutto lavandomici la faccia. E con questo chiudo. Solamente io posso fare queste cose, raga. Invece, cosa è successo? Ho visto il video di questo tizio, di questo ragazzo, ho visto il suo video, che mi ha spiegato per l'appunto a cosa servisse questo, cioè a togliere i bollicini. Allora, io ho un bollicino adesso qua. E lui diceva che in un paio di giorni, 2 o 3 giorni, il bollicino se ne andava. Io questo qui ce lo sto dando. Era, allora, partiamo dal presupposto, era un bollicino gadullo, di quelli belli, pieni, insomma, no? E, oh, vedete, a metterci la grappettina, oh, vedi, le tira su di brutto. Quindi, me lo sono messo la sera e la mattina si sente bruciare, quindi si sente che comunque fa il suo effetto. Però è una settimana, me lo do, il bollicino c'è ancora, ha fatto forse di più l'aceto, dato perché mi è stato detto da una cica di darci l'aceto, infatti forse mi ha fatto più l'aceto che questo. Questo in una settimana il bollicino è sempre qui, in 2 o 3 giorni lo doveva togliere, quindi niente. Addirittura costa abbastanza e sono 30 ml, una miseria, e costa sulle 18 euro. Lo volevo ricomprare, invece non lo ricomprerò perché naturalmente non ha fatto il suo lavoro. Altro bocciatissimo, cioè posso fare un ombretto in crema della Focalure, si è rotto il tappino. Allora, il prodotto è favoloso, bellissimo, il colore è splendido. A stenderlo così sulla mano sembra funzioni. Quando andate a metterlo sull'occhio, ho notato che lascia un sacco di buchi, quindi colore più scuro da qualche parte e colore più chiaro da altre parti. Non è omogeneo, non dura nel tempo. Peccato perché sinceramente quello più chiaro, allora ho notato, siccome ce ne ho diversi, quello più chiaro funziona molto bene. Questi più scuri e il rosso poi purtroppo tendono a fare chiazze e non funzionano perché l'ombretto in crema comunque una volta te l'hai messo, poi se lo stendi per bene, invece se lo stendi è ancora peggio. Ennesimo bocciatissimo della Focalure e questi qui, allora sono tutti degli eyeliner. Il prodotto è così, il pennellino è questo. Allora io l'ho dovuto far aprire tutte da Lin e me li sto dando proprio come illuminante della zona qui, no? Ci faccio la palpebra. Allora in quel modo vengono molto belli, reggono, ma come eyeliner sono bocciatissimi perché c'è, cioè, veramente, guardate, ecco. Questo è quello che fa, cioè niente, perché quando voi vi date un eyeliner, naturalmente l'eyeliner deve funzionare e deve lasciare l'eyeliner. Questi purtroppo, secondo me, hanno sbagliato il pennello, è troppo piccolo, perché come prodotto non sarebbe male. Io l'ho steso, quel trucco di ieri, arancione, che troverete nel rapporto di coppia, del video rapporto di coppia, era con questo qui. E quindi nella palpebra poi regge bene e si vede bene.
Però come liner è bocciatissimo. Ok, e questi erano i bocciatissimi. Adesso veniamo ai promossissimi. Come prima cosa, questa. La sbiancante dei denti. Allora, mi sento di promuoverlo perché comunque il suo lavoro lo fa, cioè sbianca i denti, però secondo me, essendo un prodotto molto molto granelloso, vi toglie un sacco di smalto. Quindi, boh, e altra pecca, sporca tantissimo, dove voi poi sputate, il prodotto, sporca, è una meraviglia. Quindi queste due note sono un po' una rottura di coglioni, però devo dire che per il resto fa il suo lavoro, ecco, mi è caduta pure la pinzetta, per il resto fa il suo lavoro e ci piace. Quindi ora proverò quello viola, perché ce n'è uno viola che praticamente sbianca di brutto. Io ho sempre usato i dentifrici sbiancanti. Però ultimamente, siccome su Amazon ho trovato diverse di queste cosine, ho cercato di provarli perché comunque a me piace sbiancarmi il dente perché bevendo tanti caffè e fumando parecchie sigarette, purtroppo tendo a sporcare moltissimo i miei denti e quindi preferisco. Ma guardate belli, se le asciughi alla naturale, sono molto più belli. Ok. Quindi promosso, se volete vi metto il link e sì, ci piace, dai, diciamo che dopo queste due pecche ci piace. Allora, strapromossissimo, corsetto della Essence, mentre l'altro che secondo me è bocciato, però quello lo sto ancora tentando di provare, quindi aspetterò a bocciarlo, anche perché lo sapete, i mascara della Essence a me piacciono moltissimo, quindi bocciarne uno mi gira veramente le scatole. Allora, questo è l'ennesimo corsetto rosa, è l'ultimo che hanno fatto. Corsetto c'è verde, celeste, viola e rosa. Io li adoro. Nella cosa vedi sotto c'è il corsetto verde che tende a districare. E invece questo lo scovolino è questo, tende a gonfiare tantissimo. Eccole qua. Guardate che non l'avevo dato tantissimo. Tende a gonfiare tantissimo le ciglia. Mi piace veramente tanto, però come tutti gli altri corsetti della Essence, promossissimi. Allora, un altro strapromosso che veramente vi giuro ci sono rimasta una merda è questo. Allora, questo è l'antimacchia della Go Skin. Come sapete io ho preso questo prodotto insieme a un altro perché costano 18,90 euro sempre tutti i prodotti. E io ne ho preso uno praticamente a regalo, quindi ho speso per due prodotti, avrei dovuto spendere 44,90, ho speso 18,90. Fanno sempre un sacco di promozioni, 60%, 70%, 40%, quindi vi conviene a darci un'occhiata. Ora io l'altro non l'ho ancora aperto perché ce l'ho l'altro siero. Allora questo è un antimacchia, booster antimacchia, acido kojico e azaleico, arbutina, acido ialuronico e vitamina E. Io avevo una macchia sul naso gigante e lo stesso qua, la macchia di un bollicino. In tempo, io è una settimana che lo uso, mi ha tolto completamente la macchia sul naso. Ho fatto delle foto prima e poi farò le foto dopo l'utilizzo di un mese. Quindi ora io è una settimana lo uso, ma me la sento di promuovervelo perché non ci avrei mai creduto che in una settimana mi togliesse la macchia. Quindi dopo un mese io farò foto e tutto e vi mostrerò anche quelle. Ragazzi, vi lascio comunque tanto il link nell'info box. Non mi hanno regalato niente, non è una sponsorizzazione, ma l'ho comprato e mi piace. E quando un prodotto secondo me vale così tanto la pena, vale veramente darci un'occhiata. Allora, scrub, questo sempre un bacio a Maria Teresa. Io solitamente, come sapete, di scrub uso il caffè. Però è un po' tosto il caffè, cioè bello, bello potente. Questo invece è Vera Power Guaraná e Ginkgo Biloba Scrub Viso. Questo è uno scrub che loro ti consigliano di fare 2 volte a settimana. Io lo faccio un giorno sì e un giorno no. Perché? Perché è molto leggero e mi toglie veramente le impurità. Quindi, essendo così leggero, riesco. Non è proprio il massimo farsi tutti questi scrub. Però sto notando che la mia pelle è migliorata tanto e quindi per adesso continuo così. Molto buono, leggerissimo, l'ho quasi steccato.
Non so dove l'abbia comprato perché me l'ha regalato lei, però penso lo trovate su Amazon. La svoltona, questa è la svoltona della situazione. Allora, io questo prodotto l'ho preso da lo prendo da una vita per usarlo come tonico. E sinceramente lo usavo anche poco, ma costa pochissimo ed è acqua di rose. Allora, l'altro giorno, ora è un mesetto che lo uso. Ho detto, ma perché non provare a farlo, a metterlo con lo spruzzo? L'ho messo nello spruzzino dell'acido ialuronico perché è uno dei migliori spruzzini che esista. E lo uso la sera e la mattina, prima di darmi la crema, mi do la spruzzata di acqua di rose. Cioè, bimbe, non potete capire che pelle che vi fa. Cioè, vi lascia la pelle luminosa, straidratata, e lo uso anche prima del make-up, ok? C'avevo, se non vi ricordate, un botto di tempo fa l'acqua del sale marino, una cosa del genere. Dando questa prima del trucco, figliole, non avete idea del trucco che viene fuori. È una cosa bestiale. Ho trovato la svolta, ma poi vi dura un sacco ed è ottimo, 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 ottimo. Mi piace un sacco proprio. Ultimi prodottini, anzi no, prima c'è questo. Allora, make-up. Questo è il duo della Focalure, chiaro e scuro. Vi vorrei far vedere che praticamente l'ho già mangiati. Non so se vedete, forse il chiaro lo vedete meglio. Guardate qua quanto è mangiato. Questo lo uso come baking, spesso e volentieri senza usare la cipria della Huda, con la sponge. E questo lo uso per... Stamani c'ho il Nabla, non c'ho questo, ma questo lo uso per il naso, specie, parecchio. Mi ci sono trovata benissimo, sono strascriventi, il chiaro è straglitterato, cioè straluminoso, mi piacciono molto, sono matte, sono resistenti e mi ci sto trovando da Dio. E adoro quando trovi un prodotto e dici, porca troia, è veramente il top. Mi strapiace sta cosa. Ultimi due prodottini. Sono questi, oddio, ve l'ho già mostrato nel video haul. Allora, questi sono della Giada. Questo è, appunto, come vi avevo già detto, il burro struccante. E questo è lo schiumogeno illuminante. Ve li strapromuovo e me la sento di promuoverli perché ora è già più di 20 giorni, se non di più, che li uso. E devo dire che la mia pelle è molto, molto, molto più luminosa. La vedo più bella, fresca e luminosa. Ora, io ho preso anche il sole in questi giorni, non vorrei fosse anche un effetto un po' placebo. Però lo schiumogeno è strabuono, mi piace. L'unico problema di questo, che invece è fatto al burro e fatto così a crema, strucca tantissimo, strucca strabene. Quando poi andate a toglierlo con l'acqua diventa latte detergente, è il top, mi piace un sacco. Anche perché costa molto molto meno della Clinique ed è la stessa quantità ed è veramente ottimo. Ha soltanto una pecca, brucia gli occhi da impazzire. Siccome io ci pigio parecchio sugli occhi perché fra il mascara, fra quello e fra l'altro faccio casino e quindi purtroppo, purtroppo, purtroppo mi costringe a non ricomprarlo. Ma per il semplice fatto che a questo punto preferisco spendere quelle 10 euro in più e prendere il Clinique che mi strapulisce tutto molto bene senza bruciarmi gli occhi. Questo purtroppo ha la pecca di bruciare gli occhi ed è veramente, 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 veramente fastidioso. Yeah! Finito, abbiamo finito. Spero di esservi stata utile. Sappiate che ci sono veramente dei prodotti validi, dateci un'occhiata. Vi lascio nell'info box tutti i vari dati. Detto ciò, vi mando un bacio, fate le brave, spippeggiate poco.